Ok ragazzi, guardate, ho scritto qui il numero di Alessandro, il suo fidanzato. Gli mando un messaggio un po' bruttino, così loro litigano e si lasciano. Ciao Alessandro, sono Salvo, sono Giorgia. Non ti voglio più vedere. Ti ho lasciato anche io, non ti voglio più. Perché mi ha lasciato? Allora, come andava a scuola? Stra bene, mi sono divertita un sacco. Come ti sei divertita un sacco? Ma se ogni volta ti lamenti che non puoi andare a scuola, oggi ti sei divertita un sacco? Ma certo, babbo, io adoro la scuola. Non me la racconti giusta. Comunque, cosa vuoi fare? Vuoi fare merenda che è tardi? Ma certo che sì. E vai, va a fare merenda e finisco di lavorare. Va bene. Giorgia, che dici? Lo mangiamo questo plum cake? È da 15 minuti che lo guardi. Sì, babbo, con calma, con calma. Giorgia, con calma, no, con calma, perché ancora devi fare i compiti. Ok, babbo, mangio e poi vado a fare i compiti, così domani vado a scuola prestissimo perché non vedo l'ora di andare a scuola. Giorgia, ma sei sicura che stai bene oggi? Sì, sì, babbo, sto bene, sto benissimo. Vabbè, comunque, finisci più un chiacchiere e va a fare i compiti, a dopo. Ragazzi, qui c'è qualcosa che non va bene. Giorgia è un po' strana. Qui mi sta nascondendo qualcosa. Giorgina, che fai? Stai studiando? Sì, babbo. Allora, Giorgia, hai finito di fare questi compiti? Babbo, ci sono quasi, ma se mi lasci stare 10 minuti li faccio i compiti. Ma sei sicura? Perché oggi ti vedo un po' distratta. Non è che sono difficili questi compiti, hai bisogno di una mano? No, no, sono facilissimi, babbo, non ti preoccupare. Va bene, vai. A dopo. Cinzia, senti un po', la Giorgina oggi non mi sembra che stia tanto bene. Perché? Che c'ha? Non lo so, è un po' distratta, è sempre con la testa sopra le nuvole, è lenta nel fare le cose, ma siamo sicuri che sta bene. Perché ridi? Perché ridi? Perché ho capito che c'ha la Giorgina. Magari se me lo dici lo capisco anch'io, sta male. No, ma che sta male? Cioè sì, sta male, ma non nel senso che pensi te. O me lo spieghi o non me lo spieghi, perché non sto capendo nulla. Si vede che sei un maschio, per che queste dire, cose. È chiaro, no, Salvo? Che ci avrà la Giorgina? Che ci avrà? Se me lo dici lo saprò anch'io. Che ci avrà? Facile, è innamorata, no? Come innamorata? E da quando? Da quando non lo so, forse da oggi, se mi dici che sta così, avrà conosciuto un altro bambino che le piace. Sì, ma non è che lei si lascia con un fidanzato, si fa fidanzato con un altro. Lo sai che io sono molto geloso, non va mica bene così però, E va bene, non va bene, non va bene, e sono bambini, ma lasciali fare, no? Sì, ma io non sono tanto d'accordo. Comunque ragazzi, la Giorgina non può mica avere un fidanzato a 7 anni. Oh, Cinzia, che fai? Sto a comprare il pane, però... Ah. Mi raccomando, io ti lascio qui, però fai il bravo te. Perché devo fare il bravo? Cioè, sì che faccio il bravo, certo. Sì, perché ti conosco bene te, poi ne combini una delle tue, lascia in pace la Giorgina, mi raccomando. Sì, non ti preoccupare, la lascio in pace, ma perché cosa dovrei fare comunque? Vabbè, non ti preoccupare. Ciao. Ciao. Ti amo, Alessandro. Devo scoprire chi è questo nuovo fidanzato della Giorgia, perché sono molto geloso. Devo capire chi è, come si chiama e quanti anni ha. Però come faccio? Lei quel diario segreto ce l'ha sempre tra le mani. Devo trovare un modo per allontanarla da quel diario segreto, così posso aprire e leggere tutti i suoi segreti e capire finalmente chi è questo fidanzato. Gina, posso? Sì, vado. Senti un po', Giorgina, siccome devo ricevere una telefonata molto importante, che potresti portare l'uscio fuori per piacere? Ma babbo, ma io sto studiando! Dai, Giorgia, una telefonata di 5 minuti, porti il cane fuori, quando ha finito di fare la pipì lo riporti in casa, dai, che ti ci vuole? Va bene, però, prima che porti il cane fuori mi puoi dare un minuto, per favore? Va bene, dai! Ok, ragazzi, ora che ho chiuso il diario segreto, devo nasconderlo, perché se babbo scopre che sono fidanzata... Si arrabbia di brutto perché lui è molto geloso. No, qui lo troverebbe subito. Dove lo posso nascondere? Ah, sotto il cuscino. E
molto per me, per sicurezza. Sì, scusate. Dimmi, Giorgia. Guarda i cani fuori. Va bene, dai, io finisco di fare la telefonata. Ok. Vai, ora lei fuori e io vado a cercare il suo diario segreto. Perfetto. Ora, dove l'avrà nascosto questo diario segreto? Non c'è. Vediamo. Pensa. Ovvio, no? Ma tutti così, bambini. Vediamo. No, c'è il lucchetto, immaginavo. E ora dove l'avrà nascosto le chiavi? Che fortuna, ragazzi, guardate! Mi saranno cascate, forse, buh, non lo so. Aperto. Ok. Guardate, ragazzi. Allora è vero che è innamorata. Ha disegnato dei cuori, ha scritto Alessandro ti amo. Questo qui non mi piace. Alessandro, io ti amo, ti amo tanto, uguale Giorgia, ancora cuori. Ma guardate, le pagine sono piene di cuori e di parole ti amo. No, questo Alessandro non mi piace davvero a me. Guarda qui. No, non ci siamo. Questo potrebbe essere interessante. Guardate, ragazzi. Cara Giorgia, questo è il mio numero di telefono. 333 e così via. Se vuoi puoi mandare un SMS, così ci possiamo scambiare dei messaggi con il telefono. Ti amo, Alessandro. No. Oh, no, invece sì. Che idea che mi è venuta, ragazzi. Prima che torna e mi scopra qui dentro, devo rimettere tutto a posto, perché se mi scopre sono guai. Questa qui. Ok, ragazzi, guardate, ho scritto qui il numero di Alessandro, il suo fidanzato. Così cosa succede? Scendo giù, prendo il cellulare, gli mando un messaggio un po' bruttino, così loro litigano e si lasciano. Che genio che sono. Scriviamo tutti il numero. Ok. Ciao Alessandro, sono Salvo, sono Giorgia. Non ti voglio più vedere. Gli posso scrivere: sei brutto, non mi piaci più, gli può andare, basta, non ti amo più, e invio. Ciao Rambo. Sì, oh, ciao Giorgia. Visto che sono stata brava, ho portato il cane fuori. Ok. Mi posso guardare un po' di YouTube dal cellulare? Oh, ok, bene Giorgia. Un messaggio dal mio fidanzato. Vediamo cosa mi ha mandato. Non ti voglio più, Giorgia. Ti ho lasciato anche io. Non ti voglio più. Perché mi ha lasciata come buonosa? Sì, ragazzi, ce l'ho fatta! L'ho fatti lasciare! Certo, ragazzi, che farli lasciare è stato così facile come rubare un lecca lecca a un bambino. Vediamo che sta combinando. Ragazzi, non capisco perché mi ha lasciata. Fino a domani ci siamo baciati sulla guancia, ci siamo visti, ci siamo abbracciati. Poi lui mi aveva anche detto che ci si vedeva domani. Ma come ha potuto lasciarmi? Cosa gli ho fatto? Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Ciao Cinzia! Ehi, ciao! Com'è? Tutto a posto? Sì. Sì? Sei sicuro? No. Come?
come no? Dov'è Giorgia? È su in camera. Che sta facendo? Sta piangendo. Perché sta piangendo? Si è fatta male? No, non si è fatta male, però mi sa che l'ho fatta lasciare col fidanzato. Come l'hai fatta lasciare col fidanzato? Tu lo sai che sono geloso io. Ma Salvo, ma te l'avevo detto però di lasciarla in pace, ma poverina. Giorgia, amore, amore mio, che è successo, cucciola? Vieni a sedere, vieni qui accanto a me. No, cucciolino, che è successo? Me lo racconti? Sì, stamani il mio fidanzato mi aveva detto che domani ci incontravamo. E ora mi ha lasciata. Come ti ha lasciata, amore mio? Fammi vedere. Guarda, guarda il messaggio. Ma no, cucciolino, amore mio. È stato proprio un bel cattivone questo fidanzato. Senti, amore mio, aspettami qui che vado un attimo da babbo e torno subito, ok? Poi ti faccio tante coccoline. Salvo! Oh, allora come sta? Allora come sta? Poverina, è lì in camera sua che piange disperata perché il fidanzato l'ha lasciata con un messaggio orribile. E che posso fare adesso? L'unica cosa che puoi fare, non mi interessa, inventati qualunque cosa, ma devi trovare il modo di farli rimettere insieme, eh? Perché se la Giorgina scopre che sei stato te a farle lasciare, non ti parla più per tutta la vita, va bene? Ok, ma ora che mi invento? Non mi interessa, qualunque cosa. Ti piace vederla soffrire così, poverina? No, poverina. Allora, sentiti in colpa, mettiti in un angolino e pensa alla soluzione. Ok. Io torno a consolarla. Va bene. Giorgia, Giorgia, amore mio. Vieni, vieni qui. Vedrai che una soluzione si trova, amore mio. Magari sei sbagliato a mandare il messaggio, eh? Mandiamogli un messaggio noi, eh? Con scritto, ma ti sei sbagliato, io ti voglio tanto bene. Magari si rimedia, che dici? Cerca di stare tranquillo, amore mio, piccolino. Ora che cosa mi invento? La Cinzia mi ha detto che mi devo rimediare a questo errore che ho fatto. Ma cosa mi invento? Anzi ragazzi, facciamo così, aiutatemi voi. Se avete una soluzione per cercare di fare rimettere insieme Giorgia con questo Alessandro, magari scrivetelo nei commenti, aiutatemi per favore. Perché se veramente Giorgia scopre che sono stato io a mandargli messaggio a questo fidanzato, secondo me non mi parlerà per tutta la sua vita. Quindi ragazzi, per favore scrivetemi qualcosa, suggeritemi qualcosa nei commenti. Ma che cosa mi invento? Comunque ragazzi, ora vi devo lasciare perché devo subito trovare una soluzione. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E io da solo, disperato e dispiaciuto, vi saluto con un grande wow.